7 gradi stanotte l'esterna, interna 12 e mezzo. Ora fuori ci sono 11 gradi e dentro 14. Magari do giusto un colpetto di riscaldamento per togliere un po' di umidità della notte. Ecco, subito il buongiorno con ste campane di merda. Qua devo sempre ripararlo. Devo mettermi lì con calma e voglia un giorno, smontarmi tutto il profilo fino là, pulirlo e incollarlo di nuovo, cambiare tutte le vitine che ormai chissà dove avviteranno. Ecco, il Boeing sta decollando. Volo 718, pista di rollaggio numero 5, il personale si prepari al decollo, allacciate le cinture, pulizie di rito. Considerato il tempo, caricare 7.4 ampere non è male.
sentito qualche gocciolina. È possibile che si metta a piovere? Nell'attesa che arrivi il conte Dracula a bordo della sua carrozza, ci facciamo una bella tisanina. Qua le previsioni danno pioggia. Io contavo addirittura, aspettando questo bellissimo tempo che sta arrivando, di raggiungere un posto inculatissimo. Giusto perché il tempo lo chiede, no? Quindi lavorerò ancora un paio di orette e poi penserò seriamente di raggiungere questo posticino dove sono certo di trovare ancora neve in mezzo al bosco. Ma Osvaldo è d'accordo, vero Osvaldino? Tu sei sempre d'accordo. Comincia a scendere anche un po' la temperatura. Che bello! Tisanina. Cosa ci facciamo? Un bel frutti di bosco. Mirtillo e frutti di bosco. Miele è quasi finito, ma ho già fatto le riserve. Sempre più nebbia. Ah, viene giù qualcosa. Leggero, leggero. Bah, l'idea era quella di spostarmi, ma sto procedendo bene col lavoro e non vorrei perdere tempo. Sì, cadere cade qualcosa. Più di prima. Non piove ancora. Il falò non è il caso che lo faccia. Ah, questa è ancora la legna che mi avevano lasciato Carmen e Elisabetta. Grazie ragazze, in gambissime. Erano venute e avevano usato della legna che avevo fatto io, e da vere professioniste della montagna l'hanno usata e poi mi hanno rimesso alcuni tronchetti, come si fa nei bivacchi, no? Che tu arrivi, consumi quello che c'è e lasci quello che hai. Grazie ragazze. Danno di nuovo forti nevicate in quota con forte vento. Mi piacerebbe tanto andarmene a cercare, andarmi a piantare in mezzo alla neve. Dovrei andare verso il confine francese, salire almeno a 2000-2100 metri. Boh, non lo so. Domani vedrò. E mo
un'altra tisanina, ancora qualche oretta di lavoro e poi magari questa sera mi rilasso guardandomi un bel film. A sto giro ci facciamo un bello zenzero limone. Tiè. Miele, cos'ho? Questo e questo. Diciamo che per un po' sono a posto. Questo grazie alla mia mamma. E questo invece è preso al discount. Due qualità leggermente diverse. Si è abbassata la temperatura. Fuori abbiamo 9 gradi, dentro 16,4. Solitamente attacco quando ho 14 gradi, e prima no, a 15 gradi io sto benissimo. Non ho la pretesa di stare a maglietta maniche corte, maglioncino, un pile, fino a 14 gradi si sta benissimo. Ore 16. Come da previsioni, è cominciato a piovere. Che bella la pioggia in camper. Meraviglioso. E in quanto le ore 16 è anche venuta l'ora per me di mangiare. Che meraviglioso suono! Piove anche bene, eh? Mo' che mi magno! Allora, potrei farmi un bel aperitivo con birra e tomini preparati da mia mamma. Non dovevo tenerli in frigo perché l'olio si è un pochino addensato. Li lascio un attimo fuori e poi magari ci facciamo... devo assolutamente far andare le uova. Ti potrei farmi una bella frittatona. Alla vostra. Ci voleva proprio un bel birrozzo. Ma sbaglio o c'è anche un po' di sole? Ah già. Che luce, che figo. Ah, non piove più. Ho acceso perché cominciava a fare un po' freschino. Sentite come se la cantano.
Che suono meraviglioso. Omini, l'olio com'è adesso? Fermo. Dai, siete sulla buona strada. Quanto stiamo caricando con questo tempo? E beh, 3,6 più 0,4. Praticamente non c'è luce. Le nuvole stanno di nuovo fagocitando il sole.